Salve a tutti, sono Francesco Fusillo. In questo video, piccolo video, cerco di spiegare il funzionamento di CamStudio Open Source. CamStudio Open Source è un bellissimo programma, semplicissimo da usare, che io adesso vi ho fatto vedere nella maniera più ampia, ma nella maniera compatta, è questo qua, per fare video lezioni utilizzando il desktop come punto di presa della parte video. La parte audio è il microfono. È un programma semplicissimo che io presento proprio per la sua semplicità disarmante. Registra, pausa, stop, fine. Tutto quello che deve fare è questo qui. Il programma dal file, vedete, record, stop, pausa, regione, se volete registrare una regione, un pezzo fisso di regione o tutto schermo. Io scelgo sempre la regione perché mi delimito quello che mi serve. Nelle opzioni, guardate che sia spuntato il microfono, però lo trovate già configurato sul mio sito che adesso mostrerò. E cursor option per capire se volete che il vostro mouse sia giallo, sia rosso, arancione, viola, verde, quello che volete. Per dare enfasi alla spiegazione, adesso vi ho dato verde e la dimensione è questa qui, in modo che il vostro mouse possa diventare uno strumento appunto di attenzione migliore. I tools non li spiego, ma se volete andare a approfondire, trovate il modo di mettere una telecamerina qui nell'angolo che vi presenta come sto facendo io con un altro sistema, perché questo video lo sto facendo con un altro programma che sta registrando appunto il testo. Come funziona CamStudio? Allora, aspetta, mi sono dimenticato che prima vi devo dire come si trova CamStudio. Allora, CamStudio lo trovate qua, lo trovate nel mio sito fusillo-francesco.it. Scaricate EasyDIDA perché lo trovate scaricando EasyDIDA, cliccando scarica il link, vi si apre un modulo, qua dite due cose per poterlo scaricare, accetto e lo scaricate. A questo punto lo mettete è uno zip sul vostro monitor come sotto forma di cartella o lo mettete in una chiavetta. CamStudio è già configurato nella versione portabile. La versione installabile non usatela perché non va più bene. Creare video lezioni dal desktop, eccolo qui CamStudio. Tutto il programma è questo qua, dentro una cartella. Dentro una cartella trovate tutto e quindi Windows 10 funziona perché tutto ciò che gli serve lo trova dentro la cartella. Cliccate a record e vi si apre questo qui. Eccolo qui. Il programma è già configurato, pronto per essere usato. Il programma funziona bene per registrazione di un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. La qualità configurata nella preconfigurazione del portabile che io ho fatto vi permette di avere il risultato che adesso vi mostro. Per esempio, apro una mappa di questo tipo e mi sposto a CamStudio per aria. Siccome ho delimitato la regione che voglio registrare, funziona così il programma. È disarmante, vedete, cliccate in rosso, il vostro mouse diventa una matita con una crocettina, vedete? Non fate altro che delimitare un rettangolo che sarà il rettangolo di registrazione, rilasciate il mouse, ecco che il programma delimita con il giallo, vedete? Il giallo ciò che starà registrando. E voi parlate sopra. Per cui parlate del calore, adesso nella registrazione invece del mouse voi vedrete una pallina verde. Il calore è energia, viene trasmessa per contatto, per convezione con l'aria, per irraggiamento, lo fa la combustione di ossigeno e carbonio, vedete chi lo trasmette migliori sono i conduttori, gli isolanti, la cuffia di fusillo, eccetera. Quindi voi potete andare a spiegare questa mappa, potrebbe essere una presentazione, potrebbe essere un video senza audio di cui voi andate a fare commenti. Io lo uso tantissimo, ad esempio, per spiegare programmi, come funzionano, questo è TuxPaint, come si fa a far funzionare questo programma, ci sono le magie, sono molto belle, vedete, posso mettere la e quindi come faccio a far funzionare un programma, prendo i timbri, lo metto qua, prendo la mascherina, è troppo grande, torno indietro, la metto più piccola. Ecco, posso spiegare come funziona il programma, posso spiegare tantissime cose, fare vedere un video e la mia voce e tutto ciò che è presente dentro quello spazio delimitato da questa cornice gialla che ho stabilito prima viene registrato. Posso usare la pausa,
per cui prendere fiato, dire qualcosa, prepararmi qualcos'altro, e poi faccio stop. Più lungo è il programma, più ci mette a processarlo. Adesso qua scrivo video cam studio portabile punto avi sul desktop, salva. Lui lo processa, vedete che sta processando, aspettate che sia processato. Olè, l'ha fatto e adesso me lo fa vedere. Adesso sto zitto perché sennò si sovrappone vedrete la pallina verde, il mio audio con quello del video. Ecco che il programma delimita con il giallo, vedete? Il giallo, ciò che sta. Allora, il programma lo fa vedere. Come vedete, crea un AVI che può essere processato da tutti questi programmi che c'ha Windows. Io consiglio vivamente di usare VLC perché processa tutto. Ha una bocca molto Ecco buona. che il programma delimita con il giallo, vedete? Il giallo, ciò che è l'adagiamento, lo fa la combustione di ossigeno e carbonio, vedete? Senza audio, di far funzionare questo programma, ci sono le magie, sono molto belle, vedete? Posso mettere l'erba. No? E quindi come faccio a fare funzionare? Spiegare come funziona il programma, posso spiegare tantissime cose, fare vedere un video. E la mia voce e tutto ciò che è presente dentro quello spazio del. Adesso voglio far notare che siccome la parte che io avevo stabilito nella registrazione era più grande, vedete tutto questo spazio delimitato, cosa che invece non c'era qui perché io ho delimitato esattamente lo spazio all'interno della mappa, quindi non ha registrato cose inutili che possono essere fuorvianti. Quindi quando si comincia una registrazione è bene prima aprire ciò che si intende registrare e poi delimitare lo spazio. Giusto per finire. Ecco, Cam Studio è tutto qua, non c'è da spiegare altro, è talmente semplice che permette veramente a tutti di poter produrre delle video lezioni personalizzate, poi spedirle con YouTube, in posta elettronica, come si vuole. Quindi non mi resta altro che di dire, utilizzate Cam Studio, è veramente semplice da usare, spero che sia uno strumento per tanti insegnanti di sostegno che preparano materiali da seguire per i loro ragazzini, non solo di compiti o attività scolastiche, ma anche di intrattenimento. E permettono sicuramente di mantenere una relazione personalizzata con i ragazzi a casa. È tutto per questo video guida di Cam Studio. Francesco Fusillo per le guide del software libero. Vi ringrazio di avermi seguito e buona sperimentazione.